Voglio fare una piccola premessa per quanto riguarda stasera. Penso che abbiamo cercato di fare il possibile, cioè abbiamo fatto tutto. Abbiamo cercato appelli, si è cercato in tutti i modi. Io quando sono arrivato ho detto che la squadra era forte perché non ho mai avuto, forse a Parma o a Genova, in Serie A, una società che avesse questo modus operandi. Quindi stavo in difficoltà perché quello che si è chiesto alla proprietà nutrizionista, ritiri, abbiamo avuto tutto. Questo, naturalmente anche i nomi sulla carta di Gaudio era a Parma quando sono arrivato in Serie A, quindi per dire i nomi. Quindi si è cercati sperando che questi calciatori potessero oggi, insomma, dare un po' di luce. Sul risultato è normale, il primo tempo si è fatto bene, poi gli episodi cambiano, però. E poi chiudo con l'anno trascorso dove abbiamo cercato di ottenere il possibile. C'è stato un dato purtroppo oggettivo che con i collaboratori abbiamo valutato: sta squadra, tranne con la Turris, quando è andata sotto, non ha mai riuscito a ribaltare. Un dato sostanzialmente oggettivo, così come purtroppo per sfortuna è capitato oggi. Merola, l'avete visto, era ad Arezzo con me, siamo retrocessi. Merola, dopo quella retrocessione, Carletti a Latina, quindi non è che un discorso, può darsi pure che sono annate. Io l'ho vissuto l'anno scorso, un'annata che capì che non era negativa, tant'è vero che dal portiere a Di Paolo Antoni agli altri giocano in CIE per vincere. Quindi può darsi pure che a volte sono annate difficili, che il calciatore in quel tipo di squadra non si è ambientato, e mi auguro questo. Quindi il passato ora è passato, e ora bisogna guardare avanti. Io sono stato forse sempre non per i giovani, per i calciatori che possano sputare sangue in campo, quindi senza fare i nomi, ma lo stesso in Serie A, quando sono stato onorato di essere il capo scout del Genova, parliamo ancora di Rovella, parliamo di Scamacca, quindi giocatori che si andava a cercare rispetto ad altri delle primavere. Parliamo di Serie A, pensiamo in Serie C, quindi non si abbassa l'asticella, non è che un ridimensionamento, è soltanto un prendere atto che forse bisogna guardare un po' più che ai nomi, ai curriculum, alla fame e alla voglia. E non c'è mai stata l'idea da parte nostra di guardare. Noi pensavamo che con un mister, con questa squadra, si potesse arrivare lontano. Quindi i calciatori vanno visti, perché naturalmente ho visto tantissime partite, molte di Serie D nei mesi scorsi, moltissime di Serie D, ma era per il prossimo anno, non era assolutamente pensando a una Serie B, non perché pensavamo di fermarci al primo turno. Io penso che, al di là di De Vito, che ho detto più spesso, il nostro lavoro è un lavoro non di dipendenti statali, infatti ho un anno di contratto, quindi, ma è che la garanzia di tutti è la famiglia D'Agostini, è presente, il figlio, che possono garantire la serietà, ma soprattutto una lungimiranza nel fare calcio. Purtroppo si è legati ai risultati, ad oggi si parla di, tra virgolette, fallimento, ma io ne abbiamo visti qui, ragazzi. Io ero uno dei collaboratori di quell'Avellino che batté il Napoli. Ma quella vittoria fu una nuvola nel cielo, perché poi il Napoli andò in Champions e noi l'anno dopo retrocedemmo. Quindi molto spesso la vittoria, sì, però voglio dire, era una squadra, sto dicendo alla lungimiranza, sto dicendo al progetto, al programma, cioè bisogna guardare oltre, altrimenti poi no. E quindi noi sappiamo che dobbiamo mettere le basi per un progetto che sia un progetto importante, senza fare proclami. Le cose, lo dico sempre, non si annunciano, si fanno. Però, come dissi qualche tempo fa, sappiamo per andare dove dobbiamo andare e che strada dobbiamo fare. Ma vediamo innanzitutto di mettere a posto queste situazioni, che da ora in avanti la squadra si allenerà regolarmente un paio di volte al giorno. Quindi la squadra continuerà a fare il proprio lavoro, perché fino al 30 giugno, chi è tesserato o meno, da regolamento devono allenarsi, dobbiamo garantire loro la possibilità di allenarsi. Mentre la squadra si allena, noi naturalmente vedremo con l'allenatore attuale, senza fretta, perché poi la fretta è malconsigliere. Quindi con calma, partendo da una base, da un allenatore, e anche con lui poi si faranno le decisioni, le scelte sul. Ripeto, l'allenatore ad oggi è Gautieri fino al 30 giugno. Non cominciamo a dire no, ma non è, ma dico, è fino al campionato da un'ora, sì, però dico è fino da un'ora il campionato.